Alfa Foxtrot, parla al mago. Mi ricevi, toro seduto? Qui, toro caduto. Ti sento, drago. No, Sly, io sono il mago e tu, toro seduto. Ti sento forte e chiaro, spago. No, io... Oh, basta, non riesci a essere serio. Certo che no. Senti, Bentley, anche se è la prima volta che scendi in campo, ti devi sciogliere un po'. Se vogliamo prendere quelle parti di Clockwork, ho bisogno che tu sia pronto. Quindi, qual è il tuo stato? Beh, sono in posizione nello scantinato. Posso modificare i collegamenti dell'ascensore di servizio se tu riesci ad alimentarlo dalla stazione di sicurezza. Resta dove sei, amico. Forse ci vorrà un po', ma troverò il modo di raggiungerla. Di sicurezza. I proiettori sono disattivati. L'impianto laser di sicurezza è fuori uso. Ora penso alla porta di sicurezza. Voilà, tutto a posto. Grazie. Per essere la prima volta sei andato bene. Oh, l'operazione è tutt'altro che finita. Ora che i laser e i proiettori sono disattivati, Murray dovrebbe portarsi in posizione per incontrarti. Io resterò qui a presidiare il computer mentre tu avanzi. Thank you.
informazioni, le parti di Clockwork sono conservate lassù. Per entrare dovrai raggiungere Maury al punto d'incontro. Purtroppo, lungo il percorso che attraversa il giardino, ci sono molte guardie. Nessun problema, prenderò la strada lunga. Se ricordo bene, devi saltare e premere il tasto cerchio per correre sulle corde. Spero che il mio ingresso temporalesco non ti abbia fatto male. No, Mary, ero a distanza di sicurezza. Bene. Lo schianto di tuono non conosce amici o nemici. Distrugge e basta! Ottimo, puoi scaricare una parte di quell'energia sul portone di sicurezza? Naturalmente. Super Mary non teme confronti. Posta! Un'altra barriera. Non temere, la piegherò come il burro. Ottimo lavoro, Mary. Sei in gran forma. Il mio corpaccione pesa troppo per quella funicella. Vai avanti e sblocca le porte dall'interno. Io ti aspetterò nel corridoio per aiutarti a trasportare le parti di Clockwork. Essere qui? È tutto sbagliato! Dobbiamo interrompere subito l'operazione! Fermo, Cooper! Ispettore Fox, bellissima e imprevedibile come sempre! Mentre voi delinquenti siete così prevedibili, tornate sempre sul luogo del delitto. Delitto? Non ho rubato nulla! Per ora. Oh, davvero? Allora chi è entrato qui ieri notte per rubare tutte le parti di Clockwork? Il movente ce l'hai! Qualcuno ha già rubato le parti! Non fare il finto tonto. Carmelita, forse non è stato lui. La tecnica d'ingresso e le guardie uccise fanno pensare a un colpo della banda Claw. La banda Claw? Agente Nila, ti ho permesso di venire con me per fare un favore alla contessa. Non mi serve nessun aiuto. Invece penso di sì. Considera i fatti. I fatti? Sly Cooper è qui. L'ho colto con le mani nel sacco. Sto solo dicendo che al mondo ci sono altri criminali oltre... Sly Cooper, inseguiamolo! Non ti muovere! Ritorna qui, sacco di pulci! Oddio! Aspetta, Sly! Mi spalla, Mary! È ora di andare! Puoi fuggire in eterno! Ladro!
all'interno. Questo non era nei piani. Già, l'imprevisto è il sale della vita. Ehi, torna qui, sacco di pulci. Ladro! Ehi, torna qui, sacco di pulci! Non ti muovere! Sta mettendo male. Voi andate a preparare il furgone. Io trattengo Carmelita. Finirete tutti in prigione! Vieni a prendermi al punto d'incontro! Carmelita è infuriata come sempre. È proprio carina quando è infuriata. E la gente Nila? Chissà se il riferimento alla banda Claw le è scappato o era intenzionale. In ogni caso è il nostro unico indizio per trovare le parti scomparse di Clockwork. Clockwork era divorato dall'invidia per la reputazione dei Cooper come ladri. È sbagliato considerarlo un mostro. No, per niente. Soltanto un mostro resterebbe in vita centinaia di anni al solo scopo di distruggere la famiglia di un rivale. Chissà quant'era grande l'odio che lo ha portato a sostituire il suo corpo mortale con macchinari senza anima. E il trucco ha funzionato. Clockwork è sopravvissuto. Ha trovato i miei genitori e io sono finito all'orfanotrofio, dove ho conosciuto i miei amici Bentley e Murray, la mente e il braccio della banda. Sono diventati la famiglia di cui avevo bisogno. 2 anni fa credevo di aver messo fine a quella storia. Che ingenuo sono stato a pensare che un simile odio si potesse spegnere così facilmente. Lui è tornato. Anche se è diviso in pezzi, è una minaccia reale. La banda Claw si rende conto di che cosa ha rubato. Posso prevedere il mio futuro, ma non voglio che sia come il mio passato.